mi sto recando a Mariupol. La richiesta fatta, avanzata dai russi di deporre le armi in città e di ritirarsi verso le aree controllate dal governo di Kiev è stata rigettata, quindi si continua a combattere. Oggi sono previste operazioni militari, quindi oggi sarà un po' più pericoloso del solito recarsi in città. Il Ministero della Difesa russo ha avanzato l'ipotesi che in città siano presenti ancora circa 130.000 civili, quindi la situazione è ancora molto complessa, seppur le forze russe stiano avanzando in città e la città cominci a lentamente a cedere, a passare sotto il controllo dell'esercito russo. Per quanto riguarda il fronte interno, ovvero le informazioni in Italia, io penso che oramai la guerra dell'informazione sia pressoché persa. Vedo una sproporzione di forze, oramai la narrazione dominante è completamente passata e quindi sarà veramente difficile cercare di offrire al pubblico un punto di vista equilibrato sul conflitto. E oggi c'è un interessante articolo che vi vorrei segnalare, che è di Barbara Spinelli sul Fatto Quotidiano, un articolo di assoluto buonsenso. Praticamente dice appunto che oramai le menzogne sul conflitto non si spiegano, non si contano più, che è diventato praticamente impossibile cercare di offrire al pubblico un punto di vista equilibrato che tenga conto anche diciamo, delle posizioni russe riguardo al conflitto e che di fatto ci stiamo avviando inesorabilmente verso un conflitto su più larga scala. Ieri sono rimasto veramente turbato e scioccato da un articolo del Fatto Quotidiano, non firmato, pubblicato con la dicitura F puntato, QP puntato, come se fosse della redazione. Si tratta delle solite veline, molto probabilmente provenienti da qualche fonte di intelligence, in cui diciamo, alcuni parlamentari di opposizione in Ucraina parlano di stupri perpetuati dai soldati russi ai danni di donne che hanno più di 60 anni, che in alcuni casi poi sarebbero state impiccate. Insomma, quando cominciano a circolare queste notizie, significa che ci sono delle centrali che hanno tutta l'intenzione di tagliare le gambe alla diplomazia, al dialogo e avviarsi verso una strada di non ritorno. Quindi quando a me, più che quello che vedrò a Mariupol, più che le devastazioni, più che gli orrori sul campo, a me preoccupa la guerra dell'informazione che è completamente sbilanciata. C'è un partito interventista filonato che è potentissimo, che oramai occupa tutti gli spazi. Ho visto ieri un imbarazzante Giletti con giubbotto antiproiettile che si sente addosso l'odore di morte. C'è questo modo di fare informazione in maniera enfatica per suggestionare il pubblico che tra un paddle e un aperitivo ecosolidale parla di questioni che non conosce, di situazioni che non conosce. E la volontà è di utilizzare i civili ucraini come, diciamo, oggetto della propaganda. Queste sono vittime della propaganda ucraina, sono vittime della propaganda occidentale e quando si è vittime in questo modo il massacro è inevitabile perché fa comodo a tutti, fa comodo agli ucraini avere delle vittime da sbattere in faccia al pubblico europeo, fa comodo alla NATO avere delle vittime, dei civili sotto assedio da sbattere in faccia al pubblico europeo perché l'obiettivo è quello di andare avanti, l'obiettivo è di sanzionare la Russia per indebolire l'Europa. Praticamente diciamo, quell'involucro che è l'Unione Europea che rivestiva la NATO si sta sempre più svernicciando e quello che emerge appunto è il blu del simbolo della NATO. Lo vediamo soprattutto nei paesi dell'Est, della Polonia, i Baltici, veri e propri, diciamo. Loro sono in Europa non per l'Unione Europea ma per la NATO, cioè loro aderiscono alla NATO, non all'Unione Europea, tant'è che la Polonia,
potrebbe tranquillamente a questo punto uscire dall'Europa, perché quello che conta è la NATO. E piano piano si sta cercando di fare quello che è avvenuto nell'est anche negli altri paesi, quelli che fino adesso avevano avuto posizioni più equidistanti. E preoccupa veramente una Germania che si sta riarmando, una Germania con i suoi trascorsi, una Germania che regge tutta quella parte dell'est Europa, che l'ha finanziata sostanzialmente, che è nella sua sfera di influenza e che può diventare la nuova centrale per la spinta, la propulsione della NATO verso est. Quindi attenzione, ci stiamo veramente in maniera preoccupante inserendo in un solco che è quello del secolo scorso, e la tragedia è veramente, veramente dietro l'angolo. Io spero che si possa in qualche modo riequilibrare l'informazione e che il partito dell'equilibrio, del dialogo, della visione delle cose a 360 gradi del buonsenso riprenda piede, perché in queste condizioni la luce in fondo al tunnel è la luce del fungo atomico. Grazie e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti.